Ciao Riot, qui Paulins, di nuovo con un altro report. Avete in mente sto Ione, sto tizio 03 che è intato da inizio game, si è suicidato top contro Jax. Ora, escludiamo il fatto che il vostro matchmaking fa schifo e siamo contro un Jax Diamond e quello lasciamolo dove rimane. Però intanto Ione nel bel mentre ha deciso di intare mezzo game, adesso... Voglio sapere, uno così deve davvero continuare a giocare LoL? Lui è top. Ha livato la top dopo aver dato 3 kill al top laner nemico. È andato a stilare farm bot, stilare exp bot. Si è messo d'accordo con Xerath che quando riesce mi stila i campi della giungla. Non lo so. Sono abbastanza arrabbiato. Dovrei. Tutti i game, 3 game stasera dove c'ho. O gli hanno boostati in team o quelli che trollano come sto tizio. Che devo fare? No, per sapere. Tanto non lo bannate, guarda, ve lo faccio vedere per bene, guardalo. Lui segue Zed, perché è il mio premade. E quindi siccome gli ho scritto di reportarlo, perché sta intando da inizio game, ora lui segue Zed e deve rompergli il cazzo. Donna garbage, dio bestia. Cioè, avete visto? Non ha aiutato minimamente Yasuo. Ha provato a stilarmi il campo della giungla. Xerath, che è un suo amico, a 0-3 anche lui. Io che devo fare? Rispondetemi. Guardate Graves come si sta divertendo. Guardatelo. Zed Inting Reported. Giusto, non è che l'hanno divato con quell'altro che non faceva niente. Questa è gente che non migliora l'esperienza di LoL, anzi la peggiora. Che non servono a niente sti tizi. Io posso solo monofarmare. Top non esiste. Mid c'è Ione che trolla. Bot non esiste. Che posso fare? Niente. Questo grazie a voi che non bannate. Io dopo un game così Ione lo bannerei, Riot. Io lo bannerei. Io lo bannerei tutta la vita. Ma tanto a voi non ve ne fotte un cazzo, quindi it's fine. Non t'ammazzo, Graves. Non t'ammazzo perché è un oggetto chiuso. Io no. Sai com'è? Nessuno ti dà il leash. Avari. Cazzo ci fai? Che ci puoi fare? Riot di merda. Dio bestia, bannatelo! Bannatelo subito! Quello è livello 8 perché non ha il top laner. Va a giro per la mappa, piglia le kill. È Diamond! Uno non dovrei avere un Diamond contro. Due, che cazzo è? Sì, dai, diamogli il matchmaking di merda in più alla gente che trolla. Va bene, dai. 3 game, 4 game stasera che trovo gente così. Tanto a voi non ve ne frega un cazzo. C'è Blitzk anche 20 di vita! Che ci falli! Dio porco! Ma dai, è una presa per il culo vivente a Riot Games. Non vi piace sentirvi dire queste cose? È vero, è vero. Madonna che scarzone. E ora devo provare a rubare a Lee Sin il mio red buff. Lee Sin fiddato, beh, sarà semplice, I guess. Fortuna è arrivato qualcuno, se no che ci facevo? Dio porco. Persone di merda. Oh, c'è un campo. Questo è il terzo red che mi ruba. Perché? Perché tanto c'è Graves che lo può venire a covera. Che devo fare? Questo è giocare a LOL? No, questo qui è stomping. Ma ci sta, eh. Team nemico non ho detto che sta giocando male. Ho detto che io c'ho un troll in team. Xerath fa schifo. E io sono l'unico che sta giocando insieme al mio mid laner. Che devo fare? No dai, Infernes, Blitzcrank, mi pare qualcosa stia facendo. Però che devo fare? Questo è il quarto game stasera. Come fai a uscire così da LOL? Io non vi dico che dovete saperlo prima, vi dico che li dovete bannare. Uno trolla così un game, perché questo è trollare un game intero. Perché Ione è lì. Si fa prendere da quella, Lee Sin lo ingaggia e muore. Guardate lei sotto torre, guardate lei sotto torre, eh. Hop! Voilà! Magia! L'ho intata di nuovo! Che peccato, non so come funziona la mia E!
Però sono Yone Gold 3. Come on. Ma poi perché non mi stavate aiutando? Xerath trolla insieme a Yone. Anche Blitz, eh. Blitz è un poverino, finito il grab, non serve una sega. No, oh, no, Yone ha tippato, guardate come muore. Guardate, uno, oh, guardate la mechanics, La mechanics, guardatelo. Non è morto. Xerath, io non ti aiuto, non ha valore aiutarti, sei morto. Gli Shinyumi mi ammazzano anche me, quindi it's fine. Qualcuno nella mia giungla, Riot, come mai? Lo potrei uccidere, sì. Un oggetto contro zero, no, però. 144 di primo rimbalzo. Vado via. Vado in base. Vado in base. Oh, e tutto questo, mancano ancora 3 minuti al vostro FF a 15. L'FF deve essere quando lo decide la gente. Stiamo così, cazzo recuperiamo. Questo game è da FF, non FF 15, FF e basta. Cioè, Grievous ha smesso di pushare top perché c'è un drago, non è scemo. Che deve fa? Metto. Di là c'è la gente brava, di qua c'è la gente che trolla. 4 game stasera, lo voglio ripetere perché sì. E ora voi a Riot mi potreste dire, ma perché hai smitato lì? Perché non va a contestare il drago? Come lo contesto il drago? Come lo contesto con tutti i vivi il drago? Non faccio. Tutti io. Bussa Paoli. No niente. No niente, non ho abilità, non muore mai. Non riavevo la E, sono di livello troppo basso e lui lì è ultra fiddata, 7-1. Tranquillo mid, è venuto quel coglione. No, ma il problema qui è uno che fa schifo, due che inta e Blitz che gli devi dire. Lui si basa sul team per giocare, lui non gli voglio neanche di nulla, perché non gli puoi di nulla. Io lì sì lo dovrei ammazzare uno buono, perché è matematica. Non lo posso ammazzare perché è 7-1, ma è due livelli sopra. Che devo fare? La mia giungla non è mia. Tutto questo perché uno troll e tre fanno schifo. Due fanno schifo. Te stai giocando con me, ma Madness. Che ci devi fare? Guardalo! Perché era lì con 20 di vita? Mi leva 1000 di cuore. Che ti posso fare? Ma non puoi fare niente, ma nessuno di noi può fare niente. Si chiama overfeeding. Cioè, sono tutti troppo fiddati di là. Cioè, non ce n'è uno che sia normale. Come fai? Che fai anche? Poi mi pinga a me. Sì, ma è, cioè, sto game è perso. E siamo ancora al 14° minuto. E di là Grievous è morto prima di tirare un Herald, vorrei ricordare a tutti i presenti. Perché se no, quella torre e quell'inibion erano più lì già da mo'. Cioè, io sto game la cosa che posso fare è provare a pushare. E se la torre la smettesse sarebbe tutto più bello. Ma l'hai visto che ha fatto Blitz? Ma non lo so, ascolta Blitz, non mi dispiace troppo. No, coglione, trolla insieme a quegli altri. Non ho detto che è Gesù Cristo sceso in terra. Ho detto che però rispetto al tizio che trolla top, Xerath che ha fatto un troll pick a di carry e tutto quello che ne viene di conseguenza. Preferisco grandemente lui, se me lo concedi. Per dire, lui è là, io che gli devo andare di? Che gli posso di? Eccetto il nulla cosmico. Ha due oggetti chiusi. Lui è 11-2. Cioè, gli potrei dire qualcosa, glielo posso dire realmente? No, è impossibile. È matematica. Io qui avrei bisogno di danni, armatura, resistenza magica, tankiness, lì c'è un herald. Riot, ditemi qualcosa che non ho difeso, eh. Voglio vedere come difendo quella roba. Come la difendo? Ditemi come la difendo. Come lo difendo quel coso? Come lo difendo? Ditemi qualcosa che non sto difendendo, eh. Perché io ci muoio freely. Come difendo?
Come? Raccontatemelo. Inizierò l'Herald, quello lo posso fare. Brava Jinx. Ora tocca. Vai Xerath, vai, io credo in te. Bella Xerath. Lol. Ha fatto davvero qualcosa. Bravo Xerath. Hai preso la persona giusta da prendere. Bravo Xerath. Una in tutto il game l'hai fatta buona. Ma l'hai fatta buona, non c'è niente da dire. Oh, mi ha corre un dado. Riot! La gente fa questo perché non ha paura. Non ha paura di essere bannata. Tanto compra un altro account. Non ha paura di essere bannata perché tanto non bannate. Cioè, è questa la cosa che mi gira il cazzo. Che almeno uno dice, va bene, ha intanto un game, si è divertito, permaban. No. Guarda, piglia anche per il culo. Piglia pure per il culo. Che devo dire? È il terzo game che succede questo. Pure un Diamond prima che ha fiddato con Nami, main support. Cioè... Porco Dio, porco Dio. Blitz, mi dispiace, ma... Non c'è niente da dire. Che ci fai? Ah, più si è meglio è. Detto questo, Riot, giusto per... Esco dalla coda. Cronologia partite. Non volevo andare qui. Sono già partite. Io ho fatto 8 report, non so te. Una. 2, 3, rigiocata. Lasciamo perdere sta rigiocata che vabbè ci può sta. Questa c'avevo la bot che fa schifo. Questa c'avevo il Diamond bot che faceva tristezza e che è intato con Lucian 010. Questa c'avevo questo team. Cosa devo fare? Non ho tante domande, ne ho una. Cosa devo fare? Come faccio a non avere il tizio 210-0907? 27, che poi sarebbe Nicola, povero bestia, ho avuto sto coglione in game tutto il tempo. Cioè, bannatelo! Bannate Blue Striker! Ora io vi faccio un post-it, vi mando il coso, e non ve lo mando con Bot Blitzcrank, ve lo mando normale, perché Bot Blitzcrank mi sta leggermente sulle palle. Quindi ora vi mando un post-it e vi pregherei, per favore... Per favore, di bannarlo. Perché non è possibile. Perché uno che fa così un game, farà così molti game. È la base. Cioè non è che questo è un comportamento che hai una volta. Questo è un comportamento che l'hai una e la riavrai di sicuro. Quindi, non lo so. Fate voi. Però questo è un bel rant perché non so cosa dire. Fine.